Ok, allora sì. Parliamo degli inizi. Antonio Tentori come scrittore, anche ultimamente eri più un saggista, diciamo, sì. Di cinema, fantasy, horror, come nasce, quando nasce? Beh, praticamente nasce contemporaneamente la mia attività sia di divulgatore del cinema che io amo, che era ed è tuttora il cinema italiano di genere, e contemporaneamente una serie di libri che ho scritto, soprattutto con Antonio Bruschini, sui vari generi, appunto il thriller, il fantastico avventuroso e l'erotico. Ho scritto anche i miei primi soggetti e le mie prime sceneggiature, erano più o meno gli stessi anni, ossia fine anni 80. E, all'epoca c'erano delle riviste anche specializzate, non solo straniere ovviamente, ma anche italiane, per esempio Nosferatu e Amarcord, e collaboravo anche con loro. E, poi diciamo che l'inizio vero e proprio è stato l'incontro con Lucio Fulci. Fulci è stato il mio maestro, mi ha insegnato tutto, e se ancora adesso scrivo lo devo a lui. Eravamo amici, poi... Come l'hai conosciuto? Sì, l'ho conosciuto per un'intervista radiofonica per Radio 2 all'epoca, e quindi ci siamo cominciati a frequentare, era nata una... Ma io devo guardare lì, no? No, infatti, dopo si guarda a te. Adesso sembra strano. Sì, perché a te ti serve come... Sì, no, sì, mi serve, sì, per, sì, l'audio. Per l'audio, certo. Qui è nata una simpatia, insomma, reciproca, anche una sintonia, avevamo gusti simili nella narrativa, nel cinema, naturalmente. Però sono passati degli anni. E soltanto dopo qualche anno lui mi ha proposto di scrivere il soggetto di un film che doveva realizzare in Sicilia, che si chiamava Demonia. E ho collaborato anche alla sceneggiatura, non sono accreditato per motivi di produzione, le cose che succedono soprattutto all'inizio di una carriera, diciamo, di sceneggiatore. E subito dopo qualche mese, era il 90, abbiamo fatto Un gatto nel cervello. In realtà lì era una sceneggiatura già esistente, scritta da Fulci e da Giovanni Simonelli. Simonelli conosce un vecchio sceneggiatore, ha fatto moltissimi film, soprattutto con Margheriti, però anche con altri, insomma, quindi però lui non lo convinceva, c'era qualcosa che gli mancava su questa sceneggiatura. Allora io ho aggiunto un paio di scene, ma soprattutto è nata l'idea di far interpretare a Fulci stesso il ruolo del protagonista, ossia nessun attore poteva interpretare Fulci, soltanto Fulci poteva essere Fulci. E questa è l'idea vincente del film, perché è un film, come ben sai, a low budget, molto povero, costituito da spezzoni di altri film di una serie che si chiama Lucio Fulci presenta, o anche I maestri del terrore, che però all'epoca, appunto parlo del 90, non aveva nessun esito distributivo, né in TV, né in un video, né tantomeno al cinema, ed era già di 2 anni precedenti, sì, l'88. Quindi acquisita da un'altra produzione tutto questo materiale, si è pensato appunto di costruire un film intorno alla figura di un regista di film horror, ossia Fulci, che a un certo punto veniva ossessionato dagli stessi suoi incubi, al punto tale da non riuscire più a distinguere la realtà dal delirio, dalla follia che cominciava appunto fin dall'inizio del film ad assediarlo in maniera pazzesca, mentre c'è contemporaneamente un assassino che uccide a ripetizione, cercando di far ricadere la responsabilità dei delitti su di lui. E tra l'altro, non essendo un attore, Fulci è bravissimo.
Fulci, vabbè, lo sappiamo tutti, ha fatto diverse apparizioni nei suoi film, sì, però, dei cameo, però brevissime apparizioni in parecchi, ma anche da giovane ha fatto delle apparizioni, Un americano a Roma per esempio, dove era sceneggiatore e aiuto regista di Steno. Però questa è la prima volta in cui veramente è protagonista assoluto di un film che è diventato di culto nel tempo ovviamente, come purtroppo accade sempre col nostro cinema di genere, che 20 anni dopo viene rivalutato. Esatto. Devo dire, come sempre, all'estero è stato apprezzato in tempi già all'epoca, insomma, perché comunque i francesi per esempio sono sempre stati molto attenti al cinema di Fulci e quindi l'hanno seguito, l'hanno compreso. In Italia conta delle schiere per fortuna di fan, però penso più adesso rispetto ad anni fa. Sì, sono passati 33 anni da quando è uscito Un gatto nel cervello, adesso ci sono anche edizioni molto belle in DVD, in quasi tutte le lingue, insomma è un bel risultato per chi l'ha fatto, e Fulci stesso ne sarebbe felice. Ecco, parlando di Fulci, negli ultimi anni la sua salute era anche minata da gravi problemi, e si è scritto molto sul fatto che Lucio fosse abbastanza scostante. Nell'ultimo film, poi dopo è stato ripreso da Chiamatei, non mi sembra proprio. L'ultimo film, no, Le Porte del Silenzio, dici? Sì. Porte del Silenzio, no, l'ha diretto lui, Louisiana, prodotto da Massaccesi. Qual è? Quello con John Savage. Ah, sì. Sì, quello dell'On the Road, no? Del protagonista che segue. Quello che poi era Zombie 3. Zombie 3, sì, Zombie 3 era di diversi anni prima, però. Sì, che però non aveva finito lui. No, l'ha finito Bruno Mattei, sì, perché era appunto problemi di salute, il film era corto, insomma, poi la produzione ha mandato Mattei e anche Claudio Fragasso a fare delle riprese aggiuntive. Sì. Ma no, il carattere era, lui è un carattere irruento, diretto, vulcanico, era una persona generosa, ma anche che non risparmiava nessuno, insomma, cioè era sanguigno, era una persona autentica, era una persona vera. Di grande cultura, di grande ironia e anche autoironia, il che non è poco. Poi sì, certo, quando è stato male, chiaramente negli ultimi anni alternava momenti ovviamente cioè, alti e bassi, dipendeva dalla salute, questo è chiaro, certo. Però negli ultimi tempi stava rivivendo, perché doveva fare appunto Maschera di Cera, prodotto da Dario Argento. Ecco, tu che li hai conosciuti entrambi, sì. Si è favoleggiato molto su una presunta antipatia reciproca tra Lucio e Argento, ma nella realtà poi era veramente così? Beh, erano rivali sicuramente, perché erano i due nomi, soprattutto parliamo degli anni 70-80, no? In cui Argento faceva i thriller e anche Fulci faceva i thriller, sì. Contemporaneamente, perché l'una sull'altra del 69, anche Lucio della Piuma di Cristallo, che sono usciti appunto all'inizio del 70 e così via. Entrambi hanno cominciato a fare horror pure negli anni, fine anni 70, con Dario con Suspiria e Lucio con Zombie 2 e così via. Quindi c'era una rivalità ovvia, una rivalità sì, di anche di personalità, però erano così diversi, hanno due stili così appunto differenti l'uno dall'altro, che è una rivalità poi fittizia, cioè, un po' forse anche alimentata, come spesso succede nel cinema. Fatto sta che io so che comunque si erano molto riavvicinati appunto durante un fantafestival, sì. C'era che dopo la sua morte l'ha presa, esattamente, sì.
E quindi diciamo, questo è stato il primo periodo della tua carriera con Fulci, sì. poi dopo sei passato prima con Bruno Mattei o con Dario? No, dopo Fulci ho lavorato con Massaccesi, ho fatto tramite Fulci, perché in quel periodo Fulci preparava con Aristide per le Porte del Silenzio, con John Savage, protagonista, e Massaccesi in quello stesso periodo aveva bisogno di qualcuno che rimettesse a posto una sceneggiatura, infatti mi sento una specie di idraulico che mette a posto i lavori, vabbè no, scherzo. Diciamo, Massaccesi, oltre alla sua grande sterminata filmografia porno erotica, però ha fatto molti diversi horror, ha fatto molti horror, Mega, Antropofagus, Rosso Sangue, e in questa occasione stava preparando appunto Ritorno dalla morte, si chiama anche Frankenstein 2000, che era una sceneggiatura scritta da Michele Soavi e da uno dei figli di Modugno, non so se Marcello o l'altro, ora in questo momento non ricordo, comunque scritto da loro. Direttati da loro? Sì, 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 in quel periodo erano molto amici con Soavi e quindi avevano lavorato insieme. E a quel punto appunto Aristide ha bisogno, però non lo convinceva insomma sta sceneggiatura, c'era qualcosa che non andava, perché lui voleva fare una cosa di stile un Frankenstein moderno che richiamasse il romanzo di Mary Shelley, quindi era anche abbastanza ambizioso, e quindi ci siamo conosciuti, non lo conoscevo personalmente se non attraverso i suoi film ovviamente, e quindi anche con lui ho legato molto, è una persona di una simpatia e di una cultura cinematografica incredibile, perché lui vabbè, nasce come sai direttore di Sergio Leone, sì, poi nasce come direttore come operatore della macchina, poi direttore della fotografia, quindi era un tecnico a mio avviso straordinario, e poi che ha cominciato appunto dalla morte a sorriso dell'assassino in poi a anche intraprendere appunto una sua strada nell'orrore più estremo, che questo è il suo ultimo horror, sì, perché poi ha fatto La Iena, che era un thriller invece, un thriller erotico, comunque un thriller. Questo qua invece è del 92. Quindi tu l'hai aggiustata o sì, ho riscritto la scena? Sì, no, l'ho messo, alcune parti sono tale e quali. Io ho scritto alcune scene aggiuntive e soprattutto questo transfert telepatico tra una ragazza in coma, che appunto è dotata di poteri paranormali, e un vecchio anziano pugile suonato, suo amico che è devotissimo a lei e anche al bambino che appunto che è suo figlio, insomma figlio della protagonista. Quindi c'è un diciamo, io mi sono poi ispirato a Enigma, perché c'è anche lì c'era un discorso di telepatia e di controllo mentale di una ragazza appunto in coma che poi guida una sua coetanea per compiere una vendetta terribile nei confronti di chi l'aveva ridotta così, di Fulci, Enigma di Fulci naturalmente. Invece qui abbiamo questo anziano personaggio che viene praticamente accusato di aver ridotto in coma questa ragazza, invece era opera di un gruppo di balordi, di ragazzotti che volevano stuprarla, e non solo viene arrestato, ma viene anche ucciso, eliminato con un finto suicidio in carcere. Allora c'è questo discorso che voleva Aristide, era quello di la creazione di Frankenstein, quindi c'è la notte, il temporale, lui con la cicatrice che gli attraversa la fronte come Frankenstein, come il mostro di Frankenstein, eccetera, e la vendetta anche qui ultraterrena, appunto, soprannaturale. Tra l'altro il protagonista è Donald O'Brien, che è grande attore caratteristico del cinema italiano dal western in poi, in quel periodo si era caduto in casa ed era claudicante, e quindi aveva questa andatura da Frankenstein che andava giusto incredibilmente proprio, era proprio lui, era perfetto in quel ruolo, ecco. Come ti avvicini alla sceneggiatura, a scrivere la sceneggiatura di un film? Hai qualcuno a cui ti sei ispirato, ti ispiri maggiormente, cioè, come nasce una sceneggiatura? No?
penso che sia un po' diversa dallo scrivere un libro, no? Sì, sicuramente sì, è un altro. Anche perché poi dopo una sceneggiatura va trasposto in immagini, mentre certo. Invece il libro viene lasciato alla fantasia del lettore. No, la narrativa è un'altra cosa, ogni tanto scrivo anche narrativa, però è quella, è una passione, è un hobby, diciamo, non è lavoro. La sceneggiatura nasce con dei precisi riferimenti dove non. Da cui non si può sottrarsi ovviamente, perché sennò fai un altro film. Dipende ora di volta in volta, perché in queste occasioni che ho detto, Fulci Messa Accesi, esistevano appunto due sceneggiature già scritte, quindi io ci ho lavorato sopra in qualche modo, con delle idee aggiuntive, appunto, la parte per Un gatto nel cervello, la parte di Fulci con tutta la parte di Fulci con lo psichiatra che poi si rivelerà essere l'assassino, l'omicidio della moglie da parte appunto dello psichiatra e diciamo le scene di raccordo tra appunto tra gli spezzoni della serie appunto presentata da Fulci, diretta dai vari registi Andrea Bianchi, Mario Bianchi, Lucchetti e altri, e appunto l'azione di Fulci appunto che si trova a essere testimone di questi delitti, di questi fatti mostruosi. Una cosa simile anche in fondo per Frankenstein 2000, perché anche lì esisteva una sceneggiatura già scritta e lì appunto l'ho sistemata come voleva Aristide in un certo modo, e ci sono state anche delle scene che ho scritto che non sono state girate, per esempio un omicidio sotto la doccia per dire, con molto cruento tra l'altro, però forse era una cosa in più, appunto lui non l'ha girata. Ecco, questo contatto telepatico molto più insistito, e poi, però altre cose erano appunto tale quale, sono rimaste tali. E in altre occasioni invece, in molte altre occasioni, ecco, in occasioni normalmente, nasce da un'idea. L'idea può essere del produttore, può essere del regista, può essere anche di più che un'idea, magari un input da un eventuale distributore, eccetera. Poi chiaramente ci sono delle riunioni in cui si ragiona su quello che si vuole fare, ovviamente si dice tutti la propria opinione e così via. Tecnicamente partire da zero è anche meglio, insomma, perché sì, hai un'idea comunque tua, ti sei dato un'idea di quello che devi fare, di quello che devi scrivere, si parte comunque sempre da un soggetto. Non so se era proprio questo tecnicamente volevi sapere oppure no. Sì, come nasce una sceneggiatura, come il tuo approccio alla scrittura. Eh sì, ci deve essere un soggetto per forza, inizialmente, un soggetto che proprio diventa una scaletta, ossia sul soggetto è un racconto in cui si esprime anche di tre pagine, non deve essere particolarmente lungo, in cui c'è il concetto del film, tutta la storia del film dall'inizio alla fine, tutto lo svolgimento, inizio, parte centrale e conclusione. Su questo soggetto, per quanto mi riguarda, è una cosa che c'è chi fa anche il trattamento, sia la sceneggiatura, un soggettone molto corposo senza dialoghi. Io questo preferisco, è un passaggio che io ma anche altri si preferisce saltare, e si va invece con una scaletta dettagliata scena per scena, che so, 50 scene, 100 scene, quello che siano, che poi diventano anche di più perché ci sono gli esterni e le cose che si aggiungono ovviamente strada facendo, che sono comunque i punti chiavi del film, anche lì dall'inizio alla fine, e ci sono proprio una riga per ogni situazione, per ogni scena, per quello che deve accadere in ogni singola scena, e lo sviluppo si fa appunto per avere un prospetto su cui basarsi e cominciare a scrivere fino a ecco, poi dopo ovviamente quello che viene scritto in una sceneggiatura poi va interpretato dal regista. Dal regista, e poi certo, c'è anche la scelta di attore, il casting. Sì, tutto quanto. Quindi, quando tu le scrivi le diverse parti, sì, hai magari solamente a livello personale, ti fai già un'idea di chi potrebbe interpretarla quella singola parte, cioè sì, il volto, chi potrebbe essere?
Sì, a volte sì, ma molte altre volte no, perché a volte il casting, come giustamente dici tu, si fa dopo la sceneggiatura. Invece interagisco spesso con altri sceneggiatori con cui mi capita di lavorare, che a volte scrivo da solo, spesso con i registi stessi, come nel caso di Bruno Mattei, abbiamo scritto diverse cose insieme, con Stivaletti e poi con Dario e Stefano Piani, che era l'altro sceneggiatore di Dracula. Quindi c'è anche uno scambio continuo, anche tramite mail e tramite incontri, eccetera, riunioni e così via, di quello che è bene conservare, togliere, aggiungere e così via, fino ad avere il risultato finale che sia ottimale per tutti. Con Bruno Mattei come c'è stato il lavoro? Bruno Mattei non lo conoscevo neanche lui, l'ho conosciuto, io ho scritto anche I Tre Volti del Terrore nel frattempo di Stivaletti, l'ho conosciuto durante un Gioia D'Amato Horror Fest a Livorno, dove lui era ospite e anch'io ero ospite, e ci siamo appunto, io mi sono semplicemente presentato e mi sono offerto di poter collaborare con lui, e lui era una persona adorabile, molto tranquilla, molto simpatica e alla mano. Ho detto sì, dai, e mi ha dato il suo telefono, ci siamo sentiti, e l'anno stesso, se non sbaglio, sì, lo stesso autunno, lo stesso inverno, ho scritto il primo di una serie di film che abbiamo fatto insieme nelle Filippine. E tra l'altro tutta la serie di film di zombie fatte da Mattei nelle Filippine, special modo all'estero, hanno avuto un successo tuttora. Sì, sì, lui sono dei cult movie. Assolutamente, lui è un regista che ha, come ben sai, ha affrontato tutti i generi del cinema, proprio dell'exploitation, dai prison movie, carceri femminili, al western, dal peplum, tardo peplum, diciamo peplum, periodo anni 80, ai polizieschi, gialli, erotici e così via. L'orrore lo divertiva molto, era molto portato per queste dimensioni fantastiche, surreali. I suoi film sono molto deliranti, insomma, sono volutamente all'eccesso, e in questo, in effetti, i suoi film di zombie sono tra quelli più popolari all'estero, come Virus, Razz, anche se non è un film di zombie, però sì, è un altro appunto dei suoi cult, insieme. Quelle con Mattei sono delle sceneggiature originali o è già un soggetto? Sono tutte sceneggiature originali. Io ho fatto con lui 6 film, sono 3 erotici, un carcere femminile che si chiama The Jail, l'inferno delle donne, in cui ritornava un po' alle tematiche di violenza in un carcere femminile, Blood Violet, i suoi film appunto degli anni 80 con Laura Gemser, che sono stati anche tra l'altro molto popolari all'epoca, e due zombie appunto, ossia L'Isola dei Morti Viventi e Zombie The Beginning. E in particolare L'Isola dei Morti Viventi è una specie di cocktail di tutti con tutti i riferimenti possibili, citazioni dai suoi stessi film, ma anche e soprattutto a Zombie 2 di Fulci, per esempio, con la scena dell'occhio rifatta, anche se in maniera diversa, però citazioni letterarie come da Poe a Lovecraft, e poi appunto questi zombie che sono tra i zombie forse più pazzeschi mai incontrati, perché ci sono i zombie, diciamo, normale, poi ci sono i zombie conquistadori, antichi conquistadores spagnoli, poi ci sono una specie di monaci neri, anche loro zombie, e così via, insomma, ci sono anche dentro dei rituali, delle cose abbastanza assurde, che abbiamo voluto appositamente inserire per dare proprio questo clima così surreale, completamente surreale alla storia. L'altro, il seguito, è ancora più delirante, Zombie The Beginning, perché è una specie di horror fantascientifico, c'è un laboratorio, ci sono delle cavie, anche
zombie appena nati da una specie di incubatrice pazzesca. Insomma, è molto splatter, sono film molto splatter entrambi. Sì, lui lì si divertiva moltissimo. Sei anche mai andato nelle Filippine? Sì, sì, nelle Filippine ci sono stato come aiuto regista, perché lui mi ha richiamato all'ordine, nel senso, io ho fatto in effetti nel passato, però all'epoca nel passato ho fatto alcuni film come assistente alla regia, mai come aiuto, solo come assistente, con Antonio Bido, ho fatto una commedia che si chiama Barcamenandoci, con Tonino Valeri, un film di mafia, Sicilian Connection, e con Fulci in Demonia. Quindi però tutto, diciamo, tra l'83 e l'89, tre film negli anni, non è il mio lavoro, sì. Cioè l'ho fatto perché registi amici mi hanno chiamato, ho fatto volentieri anche per comunque stare sul set, mi piace molto stare sul set a prescindere. Sì. Però allora, siccome Bruno lo sapeva questa cosa, ha detto vabbè, no, mi fai d'aiuto. E l'ho fatto, mi sono divertito moltissimo nelle Filippine, anche se devo dire che era un lavoro veramente massacrante per le condizioni atmosferiche, perché sì, lì c'è 40 gradi fissi con un sole, umidità terrificante. E i primi due film che abbiamo fatto, uno dietro l'altro, perché erano due erotici, uno era seguito dell'altro, si chiamava Segreti di Donna. Si chiamava Segreti di Donna e Segreti di Donna 2, ma abbastanza tranquilli, devo dire, perché c'era appunto da girare in alberghi, anche di lusso, insomma, in posti all'interno di centri commerciali, di situazioni, insomma, devo dire abbastanza tranquille, sì. In città, a Manila, e quindi poi invece andare nella foresta. Poi invece il terzo film, esattamente, il terzo film che ho scritto con lui, e poi appunto sono stato coinvolto, ahimè, come aiuto, era The Jail, questo carcerario. E lì una parte era ambientata, ovviamente, un carcere ricostruito, sì. E noi siamo andati a girare a Pak Sa Nan, ossia nel paesino, a 3-4 ore di macchina da Manila, però vicino alla giungla, ossia nei stessi luoghi, nelle stesse zone dove Coppola ha girato Apocalypse Now, per cui ci sono anche ora i residui, le rovine dei suoi set, eccetera. E quindi affrontare la giungla non è facile per niente, per chi vuol dire viene da Roma, insomma, no, per la prima volta, il primo impatto. No, Bruno e gli altri, alcuni altri componenti della troupe che erano molto più insomma navigati in questo senso, non avevano problemi. Io devo dire che, insomma, c'è stata una fatica non indifferente fisica, però è stata un'esperienza bellissima e indimenticabile, veramente. E con le maestranze locali come si lavorava? Ottimo! Le maestranze locali innanzitutto sono grandi lavoratori, sono disponibili, bisogna semplicemente stare dietro e dirgli quello che devono fare, e fanno tutto. Si sa che nelle Filippine costa tutto di meno, quindi c'è stato un vantaggio, ovviamente, da parte della produzione, andare lì come andavano nel periodo degli anni 80, quando andavano Margheriti, Mattei stesso e altri registi, andavano a fare i finti Vietnam movie, sì. Nelle Filippine. Quindi era, poi ci siamo ritornati appunto negli anni 2000, però già c'era appunto un discorso continuativo con loro, quindi un'ottima collaborazione è stata. Poi tra l'altro, per quanto mi riguarda, io parlo pessimo inglese, devo dire, però ci capivamo benissimo con i filippini, perché anche loro parlano un inglese terribile e quindi insomma è stato, no, una bella sintonia alla fine. Ecco, come poi mi dicevi prima, con Stivaletti, che sì. La sceneggiatura di Tre volte del terrore, che praticamente riprende il film di Bava, sì. Tre volte della paura, sì. Quello con Boris Karloff, quindi anche lì avevi già una base, no? Del fatto del film episodi. Sì, le cinque chiavi del terrore, esatto. Anche di Freddy Francis, sì. Era quello Dr. Terror's House of Horrors, bellissimo. Che è uno dei nostri, esattamente, uno dei nostri cult di Sergio e miei, per cui sì, lui, che poi cos'era, l'Amicus aveva fatto la bottega che vendeva la morte, come no, c'era quel periodo lì del film horror episodi, della Hammer, dell'Amicus. Ecco, no, con Sergio tra l'altro
vabbè, siamo amici da tantissimi anni, dagli anni 80, e nel tempo avevamo scritto diverse sceneggiature, poi per varie ragioni non sono andato in porto. Questa qui, che era anche più fattibile, più facilmente realizzabile, perché era, insomma, low budget naturalmente, ci siamo ispirati appunto volutamente fin dal titolo sia a Bava ma soprattutto a questi film episodi di cui stiamo dicendo. E beh, quello lì era costruito intorno, ecco, in questo caso rispondo alla domanda tua precedente, era costruito tutto intorno a John Philip Law, perché il protagonista lo sapevamo, era lui, aveva accettato, quindi lui interpreta quattro ruoli, se non Sì. sbaglio, ossia il personaggio misterioso con la All'inizio, sfera esatto. che sta nel treno e incontra i tre protagonisti, Poi la sfera è facendo bellissima, il giorno anche come è stata realizzata, è proprio un qualcosa di sì, fantastico. di magico, esatto. E poi oltre a essere appunto questo anello di congiunzione da un episodio all'altro con le scene nel treno, è protagonista di tre singoli episodi, ossia nel ruolo di un Mad Doctor, del guardiano, di un sinistro guardiano di un lago di un collezionista di lupi mannari, insomma, di mostri. Ecco, quindi quello lì è stato un film molto Sì, Sergio mi fatto diceva che praticamente i soldi erano inesistenti, pochissimo. però alla fine il risultato finale, Io come ritengo di sappiamo fare noi italiani, sì, rende sì, è il suo bene. secondo film dopo Maschera di Cera, secondo me è un film riuscito. Poi ovviamente è un film citazionista, ed è un film anche, no, retro da un certo punto di vista, cioè è un horror d'antan fatto appunto oggi, insomma, vabbè, è di alcuni anni fa ormai. Comunque il gusto è quello sicuramente del cinefilo, del fantastico. Cioè, chi l'ha apprezzato per questo. Chi voleva altro, eccetera, beh, doveva rivolgersi altrove, perché evidentemente noi non è che potevamo fare i miracoli, anzi, lui l'ha fatti, secondo me, essendo un mago degli effetti speciali, ha fatto i miracoli con questo film. Ecco, e Dario Argento è un passaggio quasi obbligato, no? Avendo lavorato con tutti questi maestri dell'horror italiano, del cinema di genere, immagino che anche la sua conoscenza con lui, forse la prima volta l'ha conosciuto per scrivere qualche saggio. Dunque, io la prima volta ho conosciuto, proprio che l'ho salutato, che l'ho stretto la mano, vabbè, da fan, perché tuttora sono un fan di Argento, anche se ho collaborato con lui, ma rimango fan. È stato nell'82 alla prima di Tenebre. Poi sono passati alcuni anni e non l'ho mai più visto, naturalmente, e l'ho incontrato nuovamente nell'86. Ha un premio che ha ricevuto a Roma in Campidoglio, premio che dava a personaggi della cultura, della poesia, dell'arte e del cinema, eccetera. In quell'occasione c'era Mario Luzi, un grande poeta italiano, e c'era anche Dario, appunto. Da quel momento siamo rimasti in contatto, e siccome collaboravo a queste riviste di cui ti parlavo prima, appunto, saltuariamente ci sentivamo, oppure andavo a trovarlo a casa ogni tanto, abbiamo fatto delle interviste insieme, poi ovviamente nel tempo, quando usciva un suo film gli telefonavo sempre per dargli le mie impressioni telefonicamente. Insomma, è nata anche in questo caso un'amicizia che dura tutt'oggi, ma il film l'ho fatto vabbè, insomma, l'abbiamo scritto Sì. nel 2010, è uscito l'altro anno. Ma dopo anni e anni, perché lui aveva altri collaboratori, ha lavorato molto anche in America, io mi sono proposto un paio di volte, ma in maniera molto discreta, perché di solito io non amo essere pressante con nessuno, tantomeno con registi, insomma, affermati, ovviamente, insomma, maestri come lui, eccetera, e quindi non ho insistito. Poi, casualmente, perché è stato, devo dire, una casualità che abbia lavorato con lui, uno dei produttori di Dracula è Gianni Paolucci, che produceva tutti i film di Mattei, quindi è un Sì. amico anche, tra l'altro, mio, e ci siamo sempre rimasti in contatto. Ho scritto altre cose per lui, anche dopo Mattei, eccetera. Dopodiché,
volevano fare questo film, volevano fare Dracula e volevano farlo con Dario Argento e in 3D. E semplicemente mi telefonò per avere un appuntamento con lui e siamo andati all'appuntamento tutti e tre, Paolucci, Dario e io, e da lì è nata l'idea di Dracula. E poi ovviamente lì c'è stato il discorso del romanzo. Con Dracula partiamo da un romanzo preesistente. È un adattamento libero, ispirato liberamente. Sono state, come ben sai, molte variazioni sul tema di vario tipo, molte delle quali volute giustamente da Dario per differenziarlo anche dalle miriadi di horror su Dracula che sono stati fatti. E quindi Stefano Piani, io e Dario siamo appunto. Il nostro obiettivo era quello di fare assolutamente qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso si poteva concentrare soprattutto sulle trasformazioni di Dracula in tutti una serie di animali. Della mante è partita da Dario? Sì, tutte queste trasformazioni, anche surreali come la mantide appunto che citi tu, oltre al consueto che già c'erano nella prima fase di sceneggiatura, lupo e lupo e civetta c'erano già nelle prime stesure, poi è diventato appunto anche il resto, e devo dire che comunque dà un tocco surreale al film, c'è chi l'ha apprezzato, chi no, però dà questo tocco, cioè ti rimane impresso sicuramente questa serie di mutazioni corporee, e poi per la sua feroce, l'altro aspetto era la ferocia, cioè Dracula doveva essere feroce e anche romantico al tempo stesso, cioè questa figura della sua donna amata poi perduta, che poi ha ripreso come nome da un racconto di Bram Stoker che è L'ospite di Dracula, c'è anche il mausoleo che appare in una scena del film con la scritta "I morti sono veloci", quello non è Dracula ma è appunto L'ospite di Dracula, che è il racconto che poi non è stato più inserito nel romanzo da Stoker, e quindi cioè capace appunto di un slancio d'amore verso chi crede sia la reincarnazione della sua donna perduta ormai, e invece poi farà strage come quello della caserma, che devo dire anche con gli effetti speciali di Stivaletti rimane forse una delle pagine più belle del film. Sei soddisfatto di questo lavoro qua? Sì, io sono soddisfattissimo di Dracula, perché non solo perché comunque mi ha permesso ovviamente di lavorare insieme a Dario per un anno, che non è poco, perché comunque ha richiesto svariate stesure la sceneggiatura, e poi perché comunque io sono stato gratificato, perché ho visto una buona parte del mio lavoro trasposta sullo schermo e un'altra parte no, ma non c'è quello è normale, anche in altri film ci sono scene che poi alla fine non vengono girate, anche se scritte, per questioni di budget, per questioni di ambientazione, di difficoltà di realizzazione e tutta una serie di cose che ben sai che ti impediscono di farlo, ma quello è normale, in tutti i film succede. Sì, immagino. Ma in Dracula che scene che ci sono, che è scritto, che non sono poi finite sulla... Guarda, con Stefano Piani avevamo fatto abbiamo pensato una serie di cose abbastanza strane, anche perché si univano, si amalgamavano a questa componente comunque piuttosto onirica. Tanto Gianni Paolucci mi ha parlato anche di un ragno gigante che inizialmente c'era un ragno, c'era una scena di ballo nel castello del Conte Dracula, c'erano tutta la serie di personaggi del paese che appaiono, i coprotagonisti diciamo, i personaggi minori, che in realtà erano dei manichini che si scoprono all'interno del castello. Quindi è come se lui, e questo in parte è rimasto come concetto, manovrasse, dominasse questo piccolo borgo, no, passo borgo appunto, il posto dove è ambientato la storia, e in maniera appunto completamente surreale, addirittura non erano quasi dei fantocci, non delle persone vere e proprie. Componente onirica è rimasta, gli incubi. Forse ce n'era un altro, mi sembra, ma forse erano questi due, cioè sono questi due incubi, lei che si ritrova morta praticamente nel
nel bosco, in questa scena notturna, poi in realtà si scopre i piedi sporchi di terriccio, esatto. Per cui è un incubo, non è un incubo. Ecco, queste cose qui sono rimaste, sono anche molto, molto suggestive a mio avviso, ecco, molto, fanno parte di quel clima onirico che c'è sempre nei film di Dario, thriller compresi ovviamente. Ce n'era forse anche un po' di più, però poi ovviamente asciugando è rimasto anche altrimenti sarebbe durato anche di più, ovviamente, come durata proprio complessiva. Parlando dell'horror moderno, parliamo di quello italiano, sì. Quali pensi che siano i problemi per cui si fa fatica a nuovamente tornare a essere padroni della scena come sì. Registi e autori, sì, italiani? Sì. Perché i problemi secondo me sono legati principalmente a due elementi: il budget ovviamente, che sono sempre scarsi, e la distribuzione che non è adeguata o che a volte non esiste nemmeno. Ho collaborato in questi ultimi anni con alcuni giovani registi, appunto, esordienti e non, comunque giovani autori italiani, come Luigi Pastore, come una Crisalide, Edo Tagliadini, per cui ho scritto Bloodline, attualmente Lorenzo Levoli e altri. Mi fa piacere, tra l'altro, perché io, se posso, do una mano volentieri a questi, a prescindere da un compenso economico che ci possa essere o meno, ma non è quello. Se posso, appunto, gli do una mano, perché comunque ritengo che ci siano dei talenti fra cui, per esempio, appunto, quelli che ho citato. Per me sono dei talenti, hanno un loro gusto, un loro tocco visionario abbastanza interessante, tutti quanti, tutti e tre. E i problemi però sono questi, cioè, se poi realizziamo un film che fa una fugacissima, se va bene, fugacissima apparizione nei cinema, nelle multisale ormai, perché i cinema quasi non esistono più, e poi esce direttamente in DVD, se va bene, a distanza però magari di anni dalla sua realizzazione, piratato, è chiaro che diventa una cosa oddio, meglio così che niente, però è un po', insomma, una difficoltà che si aggiunge alla difficoltà, perché già realizzarli non è facile, i budget sempre ridotti all'osso, e quindi poi non avere questo sbocco al cinema e poi in DVD è assicurato, non è bello per niente, insomma, avere sempre la paura che poi ti rimanga un film inedito, insomma. Però devo dire che, insomma, per essere ultimamente sta prendendo abbastanza più della catena della distribuzione indipendente, che esatto, sta facendo piccole, esatto, cose, infatti volevo dire questo, cioè questa catena indipendente che è buona come novità, appunto, distributiva italiana. E poi ci sono comunque queste multisale che, con tutte le loro pecche, però ospitano anche thriller e horror italiani, penso a anche alcuni che sono usciti recentemente, come Nero Infinito di Giorgio Bruno, Multiplex di Stefano Calvagna, o lo stesso Tulpa di Zampaglione. La situazione non è ottimale, d'accordo, però io personalmente, anche per carattere, sono ottimista. Non è inutile piangersi addosso, bisogna fare. Il film esce soltanto in DVD, bene, ma uno deve essere felice che esca il DVD e fare il tutto possibile perché esca nel migliore dei modi, con una bella edizione, magari con dei contenuti extra interessanti, che possa, appunto, interessare tutti i fan del genere. Ci sono dei negozi specializzati come Blockbuster, che sono tra l'altro grandi amici, che sono, puntualmente raccolgono tutte le uscite, gli amici di Trauma anche, per cui, insomma, ci sono delle realtà, comunque esistono in realtà, non è più l'uscita come una volta, esco al cinema, sì, esco forse al cinema, sto una settimana, per dire, e poi però esco dopo qualche mese in DVD. E comunque,
cioè, c'è da dire che continuiamo ad avere grande attenzione dal mercato estero. Sì, quello sì. Dal mercato estero ci amano anche i giovani autori, in fin dei conti, perché faccio l'esempio del film di Pastori, Come una crisalide, è uscito prima di uscire in Italia in DVD, è uscito prima in Germania, uscirà adesso, uscirà anche in Italia quest'autunno, però poi uscirà anche in altri paesi, anche negli Stati Uniti. Quindi c'è l'attenzione, sono sempre avanti a noi, purtroppo, da un certo punto di vista, per fortuna da un altro, perché sennò non usciremo neanche, esatto, neanche in quella maniera. I tuoi prossimi lavori? Allora, io sono coinvolto in un progetto di Stivaletti che si chiama The Book, che raccoglie praticamente, è una produzione, con, una produzione italiana e canadese, e, è un film, sono due film, anzi, a episodi, che coinvolgono una serie di registi, maestri, diciamo, del thriller e dell'horror degli anni 70-80, e quindi e hanno aderito praticamente quasi tutti, direi tutti, insomma. E quindi da Lamberto Bava a Cozzi, da Deodato a Castellari, da De Martino a Lenzi e così via. Ma cosa dirigeranno? Dei segmenti o degli episodi? Sono degli episodi di una durata di una ventina di minuti circa, per cui poi alla fine, siccome i registi sono diventati tanti, si è deciso di fare due film, e sono legati da un filo rosso, diciamo, che è quello di Roma, Roma misteriosa, soprannaturale, arcana, eccetera. E personalmente ho collaborato con Tonino Valeri, Antonio Bido, Stivaletti e Lenzi, probabilmente anche Lenzi, insomma, quindi sono, è un progetto molto ambizioso che avrà, ovviamente sarà sviluppato nel tempo, perché non è facile coordinare tutta una situazione di questo genere, però è molto. Contemporaneamente, appunto, sto facendo delle altre cose con registi appunto giovani ma molto agguerriti, come per esempio Lorenzo Lepori, con cui ho scritto una sceneggiatura, dovrei scriverne un'altra, però nel frattempo la prima che realizziamo è un episodio di un film, ovviamente a episodio anche questo, che che si chiama Evil Tree, in cui c'è uno sceneggiatore di film dell'orrore che è interpretato da me, che fa una fine orrenda a opera di due sataniste, però poi c'è un fine alla sorpresa. Ecco, quindi mi diverte, mi piace fare queste cose. Questo quando uscirà? Questo qui lo giriamo a ottobre, uscirà un nuovo appena che sarà composto da tutti gli episodi completi, insomma, sì. Bah, mi sembra, cioè, non mi sembra di aver detto qualcosa di particolare che vuoi raccontare? Aiuto, non mi sembra, no, sto scricchiolando. Sì. Non mi sembra di aver dimenticato qualcosa come registi, come, no, mi sembra che li abbiamo nominati tutti, quelli con cui ho lavorato, sì. Aneddoti, tanti. Aneddoti sono la parte più quando chiedono gli aneddoti è la parte più difficile rispondere, perché con alcuni di loro, tra l'altro, sono stato anche molto, molto amico, come Fulci per esempio, ma anche Massaccesi, come con Bruno, per cui a parte che è anche un po' doloroso, perché sono sì, tutti e tre sono scomparsi, ma quello non vuol dire, ma nel senso che, insomma, anzi, bisogna ricordarli anche in maniera anche così solare, insomma, in maniera qualcosa sul set, forse. Io penso che erano tutti e tre, Fulci, Massaccesi e Mattei, caratteri diversissimi. Fulci eclettico, visionario,
preso sempre dalle sue ossessioni stilistiche e narrative, anche se magari non lo faceva, non lo dava da vedere, però in realtà lo era. Massachesi era di un'ironia, di un'autoironia incredibile. Non che Fulci non lo fosse, però Massachesi proprio in maniera proprio Sì. evidentissima, evidentissima, cioè era uno che magari gli portavi una cosa, un soggetto, dice, ne guardava per dire Antoniù. Cioè, ma che mi ha scritto? Sì, così, allora ci mettevamo a Era il classico ridere. romanaccio. Sì, ci mettevamo a ridere però, perché poi c'era un clima, no, diverso quando entri in sintonia e poi ci lavori. Non è che uno va lì e porta il compito. Sì, non è Siete il per lavoro sì, quello poi bisogna freddo. farlo, Sì, perché cioè, se chiaro, no ti sennò. mandavano pure a quel paese, giustamente, se non funzionava. Però devo dire che Era più sì, cordiale. più cordiale c'era anche appunto. So, per esempio con la Risse andavo come anche con Mattei, ma anche con Fulci si andava in produzione, ci stava lì a chiacchierare, anche a ridere, scherzare, c'era a un certo punto la pizza la mattina, che arrivava, pizza bianca, che è un classico di Roma, no? Come la focaccia dalle parti vostre, insomma, esatto. Quindi sì, tanti ricordi bellissimi, tanti aneddoti con tutti loro. Sì, con tutti. Perché siamo accomunati da questa febbre, che è quella del cinema, non c'è niente da fare. La passione Chiaro. era unica, loro erano più grandi di me, potevano essere miei genitori praticamente, cioè miei padri, non miei genitori. E io no, ovviamente, per motivi anagrafici, però c'era qualcosa che condividevamo. E questo è una cosa che non si può neanche spiegare, cioè o c'è o non c'è, e quindi è Ma bello. poi una cosa che si è persa ultimamente, soprattutto nel cinema dei grandi numeri, nel cinema hollywoodiano, è il fatto che una volta, cioè, si faceva cinema, ma non era un lavoro, cioè, perché, cioè, ovviamente ti dava anche da vivere, però perché si amava questo genere. Difatti, tutti questi autori di cui stiamo parlando amavano alla follia il genere, proprio una cosa viscerale. Adesso forse è più una cosa, è un lavoro, fai bene il tuo compitino, però poi dopo, Finisce lì. una volta che sei uscito dal set, non te ne frega più niente, no? Esatto, beh, è diventato tutto molto più meccanico, certo, sì, assolutamente. Poi parliamo di cinema horror o thriller, quindi questo veramente non puoi improvvisarti, perché questo si vede, perché poi si vede, il pubblico non ci casca, i fan non ci cascano, mentre invece anche un film piccolo, però fatto con passione, il pubblico lo apprezza per come apprezza, anche come apprezza lo stesso pubblico all'estero, appunto. Continuo a apprezzare i nostri film di ieri, ma anche quelli di oggi, se sono fatti bene, credendoci, perché se non ci credi è inutile, cambia mestiere. Bene, Grazie. e grazie a te, figurati.